Francesco Lui, si aspettava la festa a Olbia del Muravera, invece c'è un'altra settimana di sofferenza. Due pari e c'è tanto da dire su questa gara. Siete passati in vantaggio, poi ha rimontato il porto rotondo nel finale, il rigore di Meloni del due pari, però continuate, c'è un filo conduttore tra questa gara e quella di Coppa Italia. Oh, vabbè, è difficile commentarla cercando di evitare di prendere un deferimento, perché tutto parte da giovedì, quando ci sono state le designazioni, sono state abbastanza provocatori. Tu vieni a giocarti la partita più importante del campionato, per noi è molto, forse anche la più importante per loro, e designi l'arbitro della finale di Coppa, che in tutto il mondo sanno quello che è successo, un segnalino locale in eccellenza, che sono cose che non si vedono, anzi che raramente si vedono anche in seconda categoria, e ti mette un po' a pensare. Poi vedi la partita e avevi ragione di pensare. Quali sono gli episodi chiave? Beh, la partita, a prescindere dai meriti del porto rotondo, che ha fatto un'ottima partita, l'ha preparata sulle ripartenze, molto chiusi dietro, giustamente. Ma noi vincevamo 1-0, c'è stato un episodio inizio secondo tempo dove il mio giocatore che partiva verso la porta è stato inseguito per 20 metri, falciato di netto da dietro, senza neanche avere la minima intenzione di prendere la palla che era 10 metri avanti. E se non è un fallo d'espulsione è quello, non ci sono espulsioni nel calcio. Nurki sulla linea di porta va a appoggiare la palla di piatto, viene falciato da due giocatori. È un rigore grande come una casa, ma c'è un problema mentale a fischiarlo, perché ci sono stati problemi nella finale di Coppa Italia dove non è stato fischiato un rigore evidente e limpido, e oggi la difficoltà mentale per l'arbitro era di dare un rigore sullo stesso giocatore. Questo l'ha portato a sbagliare, e questo è il motivo per cui non andava assolutamente designato con un minimo di buon senso, ma evidentemente questi sono ragionamenti che non vengono fatti dalle persone preposte. Noi siamo qua per accettare. Ma ti chiedo, ma il problema mentale non poteva anche averlo nel non fischiare il rigore del due pali? Il problema mentale non poteva averlo dopo quello che aveva combinato, perché aveva portato una partita in controllo totale, aveva ribaltata con delle scelte pesantissime sull'andamento della gara, e non poteva non fischiarlo perché era il quarto episodio in aria, e quindi probabilmente anche il meno limpido, ma era il quarto e quindi non poteva non fischiarlo. In questo risultato ci sono anche errori vostri? Tanti, però mi dovete anche spiegare perché girone di ritorno questa squadra ha fatto 3 risultati negativi, e sono stati a Ferrini con quest'arbitro, è stata la finale di Coppa Italia con quest'arbitro, è stato oggi con quest'arbitro. Le altre partite le avete con margine di scarto di 4-5 reti, con molta serenità, senza prendere grandi cose, grandi ammonizioni. Io dico che è sbagliato, ma poi può darsi pure che sbagli, e non sto parlando di malafede. Sto parlando di non mettere in difficoltà un ragazzo che questa partita non l'ha arbitrata con serenità, perché non la poteva arbitrare con serenità, e questa partita era una partita importante. Quindi, come è stato designato l'arbitro che veniva da fuori al Sorso, che è in gioco per vincersi il campionato, meritavamo la stessa attenzione, o un arbitro che comunque non fosse né delle vicinanze e non avesse avuto precedenti purtroppo per noi sfavorevoli. Poi, riconducendo l'analisi anche sul campo, non pensi comunque che il tuo Muravera oggi abbia giocato un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni? No, io penso che il Porto Rotondo abbia fatto la sua... Il Muravera, intendevo. Sì, sì, ma io penso che il Porto Rotondo abbia fatto una partita che non ci ha permesso di giocare sui soliti ritmi, sui soliti livelli, ma per grande merito loro, un minimo di imprecisione da parte nostra, e probabilmente abbiamo sofferto un po' di pressione mentale, ma la partita era totalmente in controllo. Una
partita totalmente in controllo, questa squadra poi l'ammazza in 5 minuti. Una partita che viene complicata da episodi così pesanti, no. Questo a prescindere da tanti errori che abbiamo fatto, non ultimo posizionamento sull'azione del 2-1 loro, come non siamo stati perfetti nell'azione dell'1-1, ma ci sta anche la bravura degli avversari. Come avremmo potuto perdere tranquillamente oggi. Avrei perso serenamente se avessi perso con una partita come le ultime 10, dove non ci sono stati episodi che hanno determinato lo svolgimento di una gara. Poi parliamo di un pareggio fuori casa che va non bene, benissimo, perché io non ho mai parlato di campionato vinto, né non parlo oggi di campionato vinto, dico che i campionati sono vinti quando la matematica ti dice che li hai vinti, e se lo vinciamo al 95esimo dell'ultima giornata non sono contento ma sono felicissimo. Però non sono neanche uno sprovveduto, né io né la società, e certe scelte le capiamo perché sono un indirizzo importante su quella che è la mentalità. Infatti auguro comunque di cuore al Muravera di andare in Serie D per poter vivere una realtà diversa, perché quest'anno veramente abbiamo distrutto. Senti, non ha prodotto qualcosa a livello mentale anche il fatto che della notizia della mattinata di oggi, che San Teodoro non va a giocare a Tortolì, il San Teodoro poi gioca da voi l'ultima giornata, potrebbe anche non scendere, quindi c'erano questi 3 punti magari quasi sicuri? Guarda, il discorso di San Teodoro che non si presenta secondo me è una cosa gravissima, perché stiamo parlando del campionato, massimo campionato regionale, e ci vuole serietà. Non ci si può arrivare in questo modo, pur nelle difficoltà, nelle società ci sono i settori giovanili, quando non si riesce ad arrivare a un numero concreto di giocatori di prima squadra si attinge fino ad arrivare almeno a 11 giocatori dai settori giovanili. Parliamo di eccellenza, non parliamo di una squadra che c'è una storia. Poi, per carità, loro avranno le loro motivazioni, non sta a me sicuramente andare a sindacarle, però sicuramente fa una brutta figura il calcio regionale, perché queste cose nelle altre regioni non si vedono a questi livelli, e questo vuol dire che ancora dobbiamo crescere tanto a livello di mentalità sportiva. Però te l'ho detto, non ha influito sulla gara ha influito una prestazione sicuramente meno brillante del solito dei miei ragazzi, che comunque l'hanno impostata e messa sui binari giusti, un'ottima prestazione dell'avversario ai quali mi hanno dati tutti i meriti possibili e immaginabili, e tanti errori veramente pesanti nei momenti decisivi della gara, secondo me anche ingenui e gratuiti, perché certe cose non si può far finta di non vederle. Francesco, eravate ad una vittoria della Serie D, ora siete ad un punto. Lo prenderete ad Arbus? Ma no, lo prenderemo quando arriverà, ma non è un problema. Questa squadra ha fatto 19 risultati utili consecutivi. Oggi non ha perso, oggi ha pareggiato contro un avversario che aveva disperato bisogno di punti. E può darsi che questo punto a loro serva per arrivare alla salvezza a fine anno. Noi abbiamo continuato sulla nostra strada, andremo ad Arbus consapevoli che sarà un'altra partita difficile. Raccoglieremo quello che ci meritiamo in campo e poi vedremo all'ultima giornata di giocare contro San Teodoro. Ma te l'ho detto, se la matematica arriva al 94esimo dell'ultima giornata, noi non siamo felici, siamo felicissimi. L'importante è stare con la testa sulle spalle, pensare alla trasferta di domenica, che sarà difficilissima in un campo difficile, e poi se non dovesse andare bene domenica penseremo a fare al meglio contro il Santiago. Guarderai anche la designazione della gara di Arbus? Guarda, io mi sono ripromesso di non guardarle più, però te l'ho detto, queste cose sanno tanto di provocazione gratuita, inutile e infelice soprattutto, perché io penso che il venerdì, quando si è vista la designazione, chi è nel mondo del calcio si è fatto due conti. E, no, e non posso pensare che chi l'ha fatta non se li sia fatti come gli altri. Ti ho detto, non stiamo parlando né di malafede né di bravura o meno, stiamo parlando di mettere in grossa difficoltà psicologica un ragazzo che ambisce probabilmente a salire di categoria, che aveva una gran possibilità nella finale di Coppa di mettersi in mostra, ha fatto errori molto gravi e oggi li ha ripetuti.
Grazie Francesco, in bocca al lupo per questi altri 90 minuti decisivi. Grazie.